Presentazione ufficiale della nuova campagna abbonamenti dell'Aurora Basket, una prima volta per Prometeo che da quest'anno abbina il suo nome alla sponsorizzazione al basket jesino. Siamo con Chiara Saccomanno, che è responsabile marketing di Prometeo. Come è nato questo rapporto? Ma è nato sicuramente dall'interesse che Prometeo ha nel confronto della città di Iesi. Prometeo ha uno sportello qui a Iesi, il nostro obiettivo è quello di aiutare una squadra, sicuramente con un contributo importante per la prima volta, cercare di sviluppare il nostro mercato nello jesino, andando quindi ad attivare questa promozione per gli abbonati dell'Aurora Basket, che sottoscrivendo l'abbonamento avranno diritto ad uno sconto del 10% sull'abbonamento dell'Aurora Basket e uno sconto importante anche per la fornitura di gas e di energia elettrica. Quindi invito tutti gli abbonati dell'Aurora Basket a recarsi presso i nostri sportelli di Iesi e di Chiaravalle per sottoscrivere nuovi contratti che daranno loro modo di avere ulteriori agevolazioni. Michele Maggioli, primissime impressioni della prima settimana di lavoro della nuova Aurora Basket da parte del capitano? Ma sicuramente positive, stiamo lavorando forte, con tanta intensità, però c'è il giusto approccio, la giusta mentalità da parte di tutti e in alcuni momenti anche quel pizzico di ironia che non guasta in questo periodo che c'è da faticare, diciamo che le pressioni delle partite ancora sono lontane. E quindi molto 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 positiva, a cominciare dai più giovani, ai giovanissimi, ai più diciamo vecchietti che siamo io e Meso. Ormai sei calato nella realtà dell'Aurora da diversi anni, insieme a te quest'anno altri nomi importanti nella storia, nel passato più o meno recente l'Aurora Basket, come il coach, come Meso Rocca. Senti intorno a te il ricrescere dell'entusiasmo intorno alla squadra? Ma guarda, per me prima di tutto, siccome hai nominato Mason e Piero, per me è un onore giocare con due persone che hanno rappresentato tanto per questa società. Da parte mia c'è un rispetto enorme nei loro confronti e avere la possibilità di condividere con loro, insomma, il campo mi fa molto piacere e penso che questo possa anche servire a creare un'identità forte a questa squadra, cosa che forse negli ultimi anni è un po' mancata. E io spero che l'entusiasmo, come dici tu, venga piano piano dai risultati, ma soprattutto da diciamo quello che noi riusciamo a trasmettere dal campo. E se la gente che ci viene a vedere avrà voglia di far parte di questa cosa, verrà sempre più numerosa, e questo è quello che mi auguro, perché l'ho già vissuto in passato. L'appuntamento è rituale qui all'esagono della Banca Popolare di Ancona. Il rituale è il fatto che ci si sia arrivati dopo un'estate particolarmente difficile per l'Aurora, ma da cui si è uscita a testa alta. Sì, veramente è stata una fine primavera, un inizio estate veramente difficile. Non è stato scontato essere qui a presentare questa campagna abbonamenti, perché veramente abbiamo corso il rischio di iscriverci alla C1 o alla B2, perché in quel momento era uno dei pochi campionati che potevamo permetterci. Essere qui è grazie soprattutto agli sponsor e ai soci che hanno fatto un enorme sacrificio per poter regalare un altro anno di basket a Iesi e mettere le basi per darne altri di anni di basket. L'amministrazione comunale ci è stata vicino e io penso che ci sono tutti i presupposti per fare bene. Il legame fra l'Aurora e il suo pubblico è stato detto e recita anche l'immagine che affianca la campagna abbonamenti all'Aurora Basket, è come quello fra madre e figlio. Come è nata questa idea? È nata da Luca Cesaroni e Valentina Urbanelli, i nostri collaboratori dell'Aurora Basket, che hanno studiato questa campagna abbonamenti perché cercavamo di ricreare un feeling con i tifosi, ricreare un senso di appartenenza alla nostra maglia, alla nostra società da parte dei tifosi, e cosa c'è di più di un legame più duraturo, più sentito, che è quello tra feto e mamma. Quindi da lì è nata questa campagna abbonamenti che pensiamo che sia molto emozionale.
Ci si abbona presso le filiali jesine della Banca Popolare di Ancona, si comincia già da lunedì 26 agosto e si andrà avanti fino al 5 ottobre, vigilia della prima di campionato del 6 ottobre. C'è la novità della collaborazione con Prometeo, c'è la conferma della Enjoy Aurora Card, tutti i prezzi e tutte le info potete trovarle su www.aurorabasket.it.